territorio abbandonato dalle istituzioni. È un elemento che entra di forza nella nostra discussione, che è appunto la discussione della sicurezza collettiva, del lavoro pubblico, della salvaguardia del territorio. E proprio su questo io chiamo in causa Carmelo Barbagallo. Carmelo, e noi siamo stati con lui nei giorni scorsi, ha fatto una protesta clamorosa sotto la prefettura per rivendicare ancora una volta, dopo mesi, dopo anni di battaglie, alcune cose essenziali che riguardano i vigili del fuoco, ma riguardano tutti i cittadini. Carmelo, raccontaci perché ti sei incatenato sotto la prefettura e perché c'è questa lotta e questo stato di agitazione da parte dei vigili del fuoco. Beh, innanzitutto diciamo che se io un giorno dovessi candidarmi in politica, dovessi scendere in politica, la cosa su cui opterei, la cosa su cui punterei sarebbe sicuramente la prevenzione e la messa in sicurezza dei territori, perché l'espressione di quello che è successo al Vulcano è un disastro già annunciato, che lo aspettavamo, se non capitava al Vulcano capitava sicuramente in altri territori, così come è capitato a Scilla, così come ha dato l'assaggio anche a Caltanissetta, a San Cataldo, così come capirà anche nei mesi futuri, perché l'innalzamento delle temperature dei mari di 3-4 gradi ovviamente non è escluso che potrebbe creare dei medikin, cicloni mediterranei, così come è stato nell'anno 2021. Ma cosa si è fatto per cercare di prevenire, cioè mettere in sicurezza il territorio? Diciamo che non si è fatto assolutamente niente, sia per quanto riguarda la prevenzione delle messe in sicurezza, sia per avere un dispositivo di soccorso migliore. In Sicilia siamo meno dell'anno precedente, vanno in pensione tantissimi colleghi, non si è fatto niente per quanto riguarda la miglioria dei mezzi di soccorso, non si interviene per migliorare le nostre sedi di servizio, dove all'interno non si rispettano né parametri sanitari né l'autobus 008, non si è fatto nulla per risolvere la questione del precariato. Si sta facendo scadere anche un corso pubblico dove mancano 1000 persone soltanto per concludere questo video concorsuale pubblico, e così poi ringiovanire il corpo con gli anni a seguire. Tantissime sono i proclami, e tantissime sono le medaglie di cartone, e per questo io mi sono incatenato in prefettura, perché siamo stanchi delle pacche sulle spalle, cosa che abbiamo detto già negli anni passati, però questa volta in maniera pacifica ho potuto dare un esempio che se non passiva sollecito dalla prefettura io da lì non me ne sarei andato. Ma non è escluso che non sia nel primo e nell'ultimo, perché se non arrivano i risultati in Sicilia, anche nel territorio italiano ovviamente, perché i disastri sono in tutto il territorio italiano, la Repubblica ormai ha fondato sui vicini del fuoco, anche se non lo vogliono ammettere, perché siamo impegnati a 360 gradi in qualsiasi emergenza, però allo stato attuale tante chiacchiere e pochi fatti. Ogni direttore regionale che arriva dalla corsa a quello precedente che non ha fatto niente, poi magari se ne va lui, ne arriva un altro e si ritorna con del capo. Noi facciamo straordinari su straordinari, ma dobbiamo andare a inserire anche le nostre economie che scompaiono nel nulla, come ad esempio i straordinari tassi, i presidi autostradali, dove abbiamo fatto una vigilanza perché le nostre strade fanno pietà. Sulle strade si dovrebbe intervenire assolutamente, perché ricordiamo che la Sicilia è ad alto rischio altissimo, ha ad alto rischio di spostamenti. Vulcano è stato l'esempio, come lo è stato negli anni passati, purtroppo Giambinetti. Noi aspettiamo sempre che accada il disastro per poi dire magari se sto io farò questo, farò quello, e poi non si fa niente. Noi torniamo sempre in prefettura a sollecitare sempre il futuro. Diciamo che questa è l'analisi della protesta in prefettura. Grazie Carmelo, noi siamo stati con te come le altre volte e continueremo a stare con te. Carmelo ha sintetizzato assai perfettamente, del resto conosce benissimo la materia, perché su questi temi è impegnato da anni. Io vorrei solo aggiungere che tutto questo ovviamente sta dentro il grande problema dei tagli
alle spese sociali, dei tagli allo Stato, della diminuzione del lavoro pubblico. E Unione Popolare ha su questo proprio, come dire, un dei punti centrali del suo piano e del suo programma. Un piano di assunzioni nella pubblica amministrazione, nel lavoro pubblico, dalla scuola alla sanità, ai vigili del fuoco, ai trasporti, ai servizi sociali, che può creare lavoro qualificato, ma soprattutto può rispondere a queste esigenze che non sono state assolutamente fronteggiate, anzi si continua con i tagli. Passerei adesso la parola a Simona, per approfondire questi temi, per approfondire anche gli inizi del programma di Unione Popolare, ma anche per ricordare che appunto Simona sulla questione dei vigili del fuoco in Sicilia ha scritto nei mesi scorsi un'interrogazione parlamentare in cui tutte le cose che diceva Carmelo erano presenti. Simona, raccontaci un po', partendo dall'interrogazione parlamentare e poi arrivando a quello che sarà il nostro impegno per il futuro. Sì, grazie Luca. Mi sentite? Sì, perfettamente. Sì. Perfettamente. Ok. Sì, io mesi fa, incontrando Carmelo, abbiamo fatto appunto questa interrogazione in cui si chiedeva al Ministero degli Interni se si voleva dare una soluzione alla carenza di organico, ma anche di dei mezzi che sono a disposizione dei vigili del fuoco in Sicilia, ma anche delle strutture in cui operano, che sono vecchie e fatiscenti, le graduatorie, i concorsi che non vengono fatti, e quindi, come diceva giustamente Carmelo, il personale va in pensione ma non viene rimpinguato da nuovo personale. E purtroppo ogni anno in Sicilia vediamo le conseguenze disastrose del cambiamento climatico, non solo gli incendi che ci accompagnano tutta l'estate, ma poi subito dopo, già ad agosto, abbiamo le prime alluvioni. Tra l'altro ancora dobbiamo smaltire l'alluvione dell'anno scorso, che ricordo ha sommerso Catania, sul quale mi sono impegnata anche lì per capire perché questi fondi non arrivavano, e lì emerge tutta l'incompetenza della regione siciliana nel predisporre un piano, nel predisporre anche la richiesta di queste risorse da parte del governo nazionale. Quindi dal nazionale mi rispondevano: la Sicilia non ha saputo chiedere cosa e quanto gli spettasse per i danni dell'alluvione. Quindi è un susseguirsi di incompetenze, di incapacità, di una serie di responsabilità sia a livello regionale che a livello nazionale, di cui le conseguenze le pagano sempre solo i cittadini, e che purtroppo è anche frutto di una politica degli ultimi 30 anni di continui tagli alla spesa pubblica, come se fosse un peccato che lo Stato investisse in quelli che sono servizi essenziali. I vigili del fuoco, l'istruzione, la sanità sono tutti servizi essenziali che vanno a soddisfare le esigenze di un cittadino, ma anche a creare uno Stato moderno, uno Stato all'avanguardia. E quindi invece si è puntato sul taglio della spesa pubblica. Negli ultimi 30 anni non si fanno più investimenti, non si fanno più assunzioni nel pubblico, e tutto viene esternalizzato, tutto viene privatizzato a vantaggio ovviamente dei privati e del profitto, e il pubblico è continuamente smantellato, continuamente inesistente. Tra l'altro stiamo attraversando una fase di cambiamento climatico pesante, evidente. In Sicilia ormai siamo in un clima tropicale, è evidente ormai, con continue alluvioni e nubifragi. Già nella stagione preautunnale, già ad agosto, abbiamo le prime alluvioni, e anziché pianificare, anziché prevedere come affrontare queste emergenze che puntualmente arriveranno tra agosto e settembre, mi spiace dirlo, mi spiace fare la Cassandra della situazione, ma a settembre ci saranno i nuovi nubifragi, le nuove alluvioni, e verranno nuovamente affrontate in stato di emergenza anziché in stato di previsione. Previsione e prevenzione con sicuramente nuovi strumenti moderni, personale adeguato, che, come ci diceva Carmelo, invece è costretto a fare straordinari. Anche a Ferragosto siamo qui per denunciare appunto queste situazioni assurde in cui devono lavorare i vigili del fuoco. Alcuni sono addirittura precari.
E quindi è tutto assurdo. Come Unione Popolare ci proponiamo appunto di invertire questa tendenza, non considerare più un peccato l'investimento da parte del settore pubblico. Tra l'altro ci sono diversi studi, fior fiori di economisti che spiegano come non è assolutamente vero che la spesa pubblica è uno spreco di risorse, anzi la spesa pubblica può anche far crescere il PIL per chi è amante della crescita economica a tutti i costi. La spesa pubblica deve intervenire in quei settori dove il privato potrebbe solamente avere l'interesse ovviamente a generare profitti e non curarsi delle esigenze del cittadino, in particolar modo quello a cui teniamo noi sono i cittadini più fragili, i cittadini che hanno meno capacità e risorse di accedere a determinati servizi. Nel lavoro pubblico, scuola, università, ricerca, sanità, enti locali, e appunto vigili del fuoco, apparati, che sono dedicati alla sicurezza. In tutto questo, appunto, c'è un'emergenza, spaventosa negli organici. Della scuola abbiamo parlato tante volte, ne continueremo a parlare, della sanità abbiamo parlato tante volte, ne continueremo a parlare, e però appunto non si fa mai un investimento sul personale, quando questo investimento avrebbe due grandi valori. Un attimo a Carmelo, anche per salutarlo e ringraziarlo della sua presenza. Carmelo, tu c'hai mi senti? Sei in linea? Tu ci hai raccontato un po' il quadro generale. Ti vorrei fare una domanda di invece stretta attualità. Questi giorni di Ferragosto come sono dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista di un vigile del fuoco? Diciamo che lo slogan dell'ultima manifestazione, degli scioperi che avverranno, perché avverranno nel più breve tempo possibile, e quanto vale la vita di un vigile del fuoco? Perché questa frase come oggetto di tutte queste, diciamo, che dimostranze da parte dei vigili del fuoco aderenti all'USP? Non è per niente agli altri sindacati, perché non ne parlo, non mi interessa parlare. Però perché questa frase quanto vale la vita di un vigile del fuoco? Domani partirà una nota presso l'amministrazione per chiedere il report della chiusura dei distaccamenti. Perché accade questo? Catania, soprattutto una città metropolitana tra le più importanti nel territorio nazionale, in questi mesi chiude costantemente distaccamenti che si compiono 1.500-2.000 interventi l'anno, distaccamenti ubicati in zone a rischio come il distaccamento sud, come il distaccamento nord, come può essere Palermo. Cioè, a queste chiusure l'amministrazione non sa rispondere. Da domani partirà un'allerta meteo dall'arancione al rosso per le temperature elevate. E come dicevo poc'anzi all'inizio, purtroppo con l'innalzamento delle temperature dei mari non è escluso che in inverno, in autunno, addirittura possono arrivare dei nuovi disagi. Io penso che a novembre ci saranno dei giorni dove potremmo rivivere quello che abbiamo vissuto l'anno scorso, ma si è fatta qualcosa, ripeto, per poter prevenire quello che l'anno scorso ha causato purtroppo anche la perdita di vite umane? Io penso di no. Pertanto sappiamo che avverrà, sappiamo quello che potrebbe accadere, perché ormai il metodo si sbaglia, diciamo, di poco, però allo stato attuale si fa soltanto propaganda. Io volevo cogliere l'occasione anche per ringraziare Simona Suliano per l'interrogazione parlamentare. Mi auguro che possa continuare questa collaborazione anche facendo la conferenza stampa e continuando a martellare sia per quanto riguarda l'aumento del corpo nazionale, delle assunzioni, lo smaltimento delle graduatorie, che significa posti di lavoro, ma anche per la prevenzione e messa in sicurezza del nostro territorio, la Sicilia, in cui noi viviamo, in cui purtroppo se non si interviene, essendo distaccato dal resto d'Italia, non per nostra volontà, se dovesse accadere emergenze di questa rilevanza come l'anno scorso, dobbiamo aspettare che entrino le altre regioni. Per questo ci tengo in maniera particolare a pressare su questo fattore, intervenire in maniera adeguata e spendere i soldi in quello che serve, non per fermare il denaro pubblico
in una cosa inutile oppure che non si vedono assolutamente. Questo è il mio sogno, il mio sogno nel cassetto, avere un soccorso efficiente, avere una Sicilia per bella per quello che merita. Un territorio stupendo come il nostro che è proprio martoriato e deluppato dalla mano alta. Grazie Carmelo, ti lasciamo al tuo meritato bagno pomeridiano, ti ringraziamo moltissimo e noi siamo con le tue lotte come sempre. Grazie e a presto, ci sentiamo presto. Io vorrei sottolineare quello che ha detto Carmelo e rilanciare il suo allarme. Noi l'abbiamo già fatto a primavera quando abbiamo lanciato l'allarme sugli incendi, sulle insufficienza degli apparati che dovevano fronteggiare una stagione degli incendi che era assolutamente scontata e che invece sono stati lasciati nelle condizioni drammatiche che conosciamo e che Carmelo ci ha ricordato. Oggi lanciamo l'allarme per l'autunno, per gli eventi atmosferici che possono avere conseguenze drammatiche, che sono ampiamente previsti, purtroppo frutto del cambiamento climatico, e vogliamo che appunto questo allarme diventi un fatto politico. La politica si sta sempre più caratterizzando per giochi, giochetti, alleanze strane,